Ciao ragazze, di ritorno da Amsterdam vi faccio vedere il video. Vi faccio vedere il video. Ancora la vacanza. Vi faccio vedere alcuni acquistini che ho fatto di make-up, di cosmesi. E sono degli acquisti della MAC. Perché lì ci sono due negozi MAC, uno che si trova dentro un grandissimo centro commerciale, comunque ve lo scrivo qui sotto, perché... e poi ce n'è un altro ancora in Culver Street, che sarebbe poi la via principale, e uno è appunto in questo grande centro commerciale, un altro invece è nel Douglas, e poi c'è ancora un altro che invece è il negozio Pro. Il Mac Pro, dove inizialmente potevano acquistare soltanto, adesso non ricordo bene se è ancora così o meno, potevano acquistare soltanto makeup artist o comunque gente di questo ambito. Quindi vi faccio vedere subito cosa ho preso dalla Mac. Un capello mi si sta appiccicando della. E poi volevo chiedervi anche un consiglio su una tipologia di video che volevo fare, però dopo, a fine video. Allora, prima di tutto ho acquistato due rossettini, e questi qui sono della linea Cream Sheen. Io avevo i matte, retro matte e gli amplified, che trovavo spettacolari, soprattutto gli amplified, forse più gli amplified del matte, retro matte. Perché sono persistenti almeno sulle mie labbra quanto un matte o retro matte, però sono molto più idratanti e quindi tendono a non seccare le labbra e non far vedere quelle pellicine, soprattutto adesso che ci si avvicina verso la temperatura più fredda e quindi le labbra tendono a screpolarsi di più. Comunque, ho preso il primo è Pink Pearl Pop, questo è un bellissimo rosa. Ma è un rosa con una punta di pesca all'interno. Provo a farvelo vedere. Ovviamente, essendo un cream sheen, come dal nome stesso, è leggermente meno coprente, è sempre molto coprente, però è leggermente meno coprente dell'amplified o del matte o retro matte, quindi sembra dà più un effetto di gloss, però molto, comunque, molto resistente. Io lo metto sulla mattina e mi rimane, se anche magari mangiucchio o bivacchio, no, scherzo, bevo, e mi rimane su fino al pomeriggio. Quindi, comunque, mi dura quelle 8 ore buone. O sono le mie labbra che assorbono tutto, non lo so, comunque questo è il colore. È un rosa con all'interno comunque un tono pescato, un tono di pesca. E l'altro invece è lo Speak Louder, sempre un altro cream sheen. Questo qui invece va un colore un po' più sul rosso. Anche questo è un mix, direi, tra il rosso e un magenta e un pesca, un'albicocca. Anche di questo qui vi faccio lo swatch. Ecco, questo già è molto più coprente dell'altro, perché ovviamente, come ogni cosa, in base alla tonalità di colore che si sceglie, varia anche la coprenza. E questo qui è l'altro colore. Sono due colori molto, molto belli. Assomigliano, cioè, diciamo, sembrano quasi uno più scuro dell'altro. In realtà, uno è il B34, l'altro è l'A14, come diciamo come numeri, e sono, a parte che secondo me i cosmetici della MAC profumano sempre tanto, mi piace molto, e li trovo molto 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 validi. Poi ho preso due blush. Sono della linea Sheerton Shimmer Blush, sì, e Fardo in Polvere, e questo è il Dolly Mix, che è un colore molto molto carino. Questo qui è il blush, che si apre in questo modo ed è leggermente satinato come finish.
shimmer satinato molto, ma non esagerato, quindi anche se magari avete la pelle in questa zona tendente al grasso, comunque non evidenzia molto i pori o comunque diciamo le imperfezioni, è molto molto delicato e questo è il colore. Se lo provo a mettere qui, comunque appunto dà un colore, giusto per farvi vedere che dà un colore proprio di salute, ma cioè è veramente pochissimo, ho questa perlescenza è veramente accennata. E poi invece ho preso un altro che è sempre della stessa linea, lo Sheerton Shimmer Blush, ed invece si chiama Sweet Ascoca, che secondo me è spettacolare. Quindi questo qui è più un bronzer, diciamo così, ed è questo qui. Anche di questo qui adesso vi faccio vedere com'è pigmentatissimo questo qui ed è veramente spettacolare ed è questo ed è perfetto per l'inverno per dare quel tocco di pelle più calda però senza appunto far vedere che si assopra del bronzer perché appunto è strano no? Vedere in inverno comunque una che va più sul marrone come colorito. Poi ho preso l'eyeliner Black Track Fluid Eyeliner Gel e questo è un prodotto che veramente volevo da tantissimo tempo perché io in genere ho sempre utilizzato gli eyeliner liquidi con il pennellino mobile, flessibile oppure quelli in penna. Tra i due preferisco sempre quelli liquidi perché riesco a fare delle linee o molto sottili o molto spesse, quindi come io a mio piacimento. E volevo tantissimo provare comunque degli eyeliner in genere. Oggi non riesco a dire eyeliner, non so perché. Ne avevo provati da alcune marche, però non mi soddisfacevano più di tanto. E quindi alla fine ero sempre tornata a questi eyeliner comunque in liquidi. Dicendo sempre che okay, quando mi trovo in un negozio MAC, in uno store MAC, devo provarlo. Poi ogni volta capitava che, non so perché, magari andavo più su un rossetto che volevo provare, che mi attirava, e non su, quindi diceva, vabbè, l'eyeliner lo prendo un'altra volta. E quindi questa volta ho detto, no, prendiamo l'eyeliner, ed è questo qui, appunto, come tutti conoscete, io l'ho preso nero perché mi interessava il colore nero, ed è questo qui. Ed è poi anche quello che ho sopra adesso. E fa veramente, c'è delle righe spettacolari. È veramente, veramente ottimo. E soprattutto si stende con una facilità spettacolare. Rimane molto, molto intenso. Dà quell'effetto lucido, però non troppo, perché diciamo a me l'effetto lucido dell'eyeliner non mi fa impazzire. Mi piace comunque un colore più opaco, perché in genere comunque magari utilizzo già un ombretto shimmer, e quindi non voglio che si veda ancora di più quella cosa lucida, o comunque quando faccio un trucco molto naturale come in questo caso, dove ho soltanto un po' di colore nella piega caramellato, non voglio che appunto si veda questa cosa lucida, mi dà un po' fastidio, quindi ho preso questo qui e io ve lo consiglio perché tra tutti gli eyeliner in gel trovo che questo sia veramente il migliore. E infine ho preso della linea Skin Finish Powder Definition, quindi delle Mineralize Skin Finish di questa linea qui, ho preso la polvere illuminante o highlighter nel colore Soft and Gentle. Ne ho provato anche gli altri, ma questo qui era quello che mi piaceva di più. È veramente spettacolare. E vabbè, qui c'è la sua ed è questo.
E fa una luce pazzesca. Ce l'ho anche qui sopra, cioè si nota tantissimo ed è veramente, veramente qualcosa di spettacolare. Adesso ve lo faccio vedere che effetto che fa sopra. Eccolo qui, cioè riflette la luce che è qualcosa di divino, veramente. Cioè, mai un highlighter così bello. Ho provato anche quello della Dior, ma questo lo batte assolutamente. E niente, questi erano insomma gli acquistini fatti dalla NYX, scatoline vuoto, e degli acquistini comunque che mi sono piaciuti molto, che li ho testati e posso dirvi che sono tutti ok. Ecco, la domanda che volevo farvi è: avevo pensato di fare dei video dove mi soffermavo su un brand, vi parlavo esclusivamente di quel brand, quindi dandovi informazioni molto dettagliate, sia diciamo, dalla storia, una sorta di focus brand, e quindi vi parlavo dei miei prodotti, di come io mi ci sono trovata, quindi se ve lo consiglio o meno. Avevo pensato di farlo, ecco, farò un video prova comunque, io aspetterò i vostri commenti, e però farò anche un video prova, così poi mi dite effettivamente se visto dal vivo vi piace o meno, mi date dei consigli, eccetera. Io spero di avervi tenuto compagnia, di esservi stata utile, che questo video vi sia piaciuto. Come al solito vi lascio tutti quanti i miei link ai canali, al canale, ai vari social giù nell'info box. Vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao bellezze!